Emostasi e trombosi, due giornate di studio e approfondimento a Matera con relatori provenienti da tutta Italia, con tanti contributi importanti sul piano delle proposte e dei contenuti. In questi giorni noi vogliamo affrontare, non tutti, ma buona parte degli argomenti che riguardano l'emostasi e la trombosi, cioè il rischio di avere un'emostasi o di avere una trombosi o il rischio di avere un'emorragia, affrontandoli con i vari specialisti delle regioni vicine, la regione Campania, Puglia e Calabria, oltre noi della Basilicata, anche con una professoressa di Milano che è la maggiore esperta italiana della porpora trombotica trombocitopenica, che è una malattia molto rara però molto grave quando si verifica, e vogliamo vedere poi anche in collaborazione con l'Accademia Federiciana diretta dal dottor Sacco se stabiliamo una collaborazione per avere delle linee guida in maniera che tutti i medici in ospedali della Basilicata possano poi utilizzare queste linee guida quando si trovano di fronte a un paziente che ha un problema di emorragia o di trombosi che bisogna trattare al meglio. Dal medico materano Valentino la necessità anche in quest'ambito di fare fronte comune tra le strutture sanitarie lucane. Ci deve essere sempre e comunque collaborazione tra i vari ospedali, tra le varie strutture ospedaliere, perché ognuno di noi deve sapere chi e cosa fare, ma questo soprattutto per il bene della persona, dell'utente che viene in ospedale e ha bisogno di essere curato, quindi ascoltato, perché non si può più dire e fare questo lo fa Matera, questo lo fa Potenza. La sanità è unica, è regionale, interregionale e nazionale, quindi basta con ognuno che deve fare in base giustamente alla propria esperienza. Bisogna fare il gioco di squadra.